Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. I dati dei nuovi positivi nella nostra regione sono 1052 oggi con i tamponi molecolari e rapidi, così come vedete dalla nostra grafica. Ieri erano 847. Se andiamo a vedere nel dettaglio le terapie intensive diminuiscono sia nella nostra regione, meno 2, sia a livello nazionale, meno 71. Ancora i morti non sono ancora molti, 27 nella nostra regione, 288 a livello nazionale. Se andiamo a vedere nel dettaglio i nuovi positivi per quanto riguarda le province, 292 Firenze, 109 Prato, 124 Pistoia, 36 Massa, Lucca 86, 127 Pisa, 57 Livorno, 113 ad Arezzo, Siena 68, Grosseto 40. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono stati somministrati in Toscana l'84,7% delle dosi consegnate. E il primo maggio sarà ancora un primo maggio purtroppo con le limitazioni del Covid. CGIL, CISL e UIL hanno scelto però tre luoghi simbolo per ricordare questa festa del lavoro, che il lavoro è ancora al centro anche di questa pandemia che non è solo sanitaria. Chiara Valentini, vediamo. Nessun corteo, la festa dei lavoratori subisce ancora le restrizioni per il Covid, ma il primo maggio i segretari dei principali sindacati hanno scelto comunque di recarsi in tre luoghi simbolo del lavoro in Toscana. Alle 10 ognuno di loro si unirà nello slogan "L'Italia si cura con il lavoro", il titolo scelto da CGIL, CISL e UIL per la festa 2021. Dalida Angelini, segretaria generale di CGIL Toscana, sarà alle 10 davanti all'ospedale San Luca di Lucca, un simbolo di quella sanità che è stata baluardo contro la pandemia e che ora va ancor più rafforzata, spiega. Riccardo Cerza, segretario di CISL Toscana, sarà alla stessa ora a Piombino, davanti alle acciaierie, una delle vertenze simbolo della crisi industriale della Toscana a cui occorrono risposte. Annalisa Nocentini, segretaria di UIL Toscana, sarà infine davanti al magazzino Amazon a Calenzano per ribadire, spiega, il no a ogni tipo di vecchio e nuovo sfruttamento sul lavoro. Tutti e tre ribadiranno le richieste al governo, riformare gli ammortizzatori sociali e posticipare lo sblocco dei licenziamenti. Un primo maggio all'insegna dei vaccini e del lavoro per avere proprio un futuro migliore. Andiamo ad Arezzo, vediamo. Il programma delle manifestazioni prevede l'incontro qui appunto nella sede provinciale e poi la manifestazione principale a Levane. Perché la scelta di Levane? Voluta con gli amici appunto della CISL e della UIL, proprio per dare un segnale di unità. Quando si dice appunto l'Italia si cura con il lavoro, abbiamo scelto Levane perché lì purtroppo, voglio dire, oltre alla crisi pandemica sono state sbatacchiate fuori due aziende importanti, insomma. Poi c'è anche altri problemi legati a questo, cioè l'argomento del buon lavoro, quindi della legalità nel nostro territorio. Ci saranno dei condizionamenti nel programma delle iniziative? Vogliamo sempre lanciare un messaggio: la festa è per noi, è la festa il primo maggio. Non è un caso infatti che come iniziativa insieme ai pensionati faremo incontrare, fatemi dire, quelle classi lavoratrici che in maniera più spiccata in un modo o nell'altro sono state in contatto con i nostri anziani. A livello di Covid i pensionati sono quelli che hanno pagato più di tutti. Hanno pagato la crisi, hanno pagato la malattia, anche perché i pensionati al servizio delle famiglie e quindi probabilmente più a rischio rispetto a qualche altra categoria. E quindi partecipiamo col nostro sentire nei confronti di questa festa che è, diciamo, la celebrazione del lavoro e, diciamo, cerchiamo di costruire la speranza per il futuro, perché la riemersione dal Covid sarà durissima. E il primo maggio saranno chiusi supermercati e centri commerciali, così ha deciso il presidente Giani, mentre a Firenze sabato primo maggio saranno aperti i mercati rionali, potranno restare aperti in via straordinaria, così era stata chiesta proprio dal settore la possibilità di rimanere dell'apertura e dicono: ringraziamo il comune di Firenze che ha ben compreso le nostre ragioni e permetterà alle ambulanti di rimanere
proprio aperti il 1° maggio anche per recuperare i giorni di chiusura. Ma invece supermercati e centri commerciali chiusi, tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. I supermercati e i centri commerciali in Toscana saranno chiusi il 1° maggio. Lo prevede un'ordinanza della Regione per la giornata di festa dedicata ai lavoratori alla luce del contagio Covid, con lo scopo di evitare possibili assembramenti. Sabato dunque chiusura per tutti i centri di media e grande distribuzione, quindi tutte le catene di supermercati avranno le serrande abbassate, così come i tanti centri commerciali in Toscana. Non tutti i negozi però saranno chiusi, è prevista infatti una deroga. Saranno aperte le farmacie, le parafarmacie, le rivendite di giornali, di tabacchi e quelli di piante e fiori. I negozi che dovranno restare chiusi potranno effettuare la consegna a domicilio dei generi alimentari e dei beni di prima necessità esclusivamente con prenotazione online o telefonica. Vietata la prenotazione recandosi direttamente in negozio. Restano regolarmente aperti pub, ristoranti, caffè. Ovviamente tutti soggetti alle limitazioni della zona gialla. Pranzo e cena consentiti nel ristorante, ma soltanto se il locale possiede spazi all'aperto. Non sarà possibile consumare il pasto in un luogo chiuso. L'asporto continuerà regolarmente. Aperti invece i negozi di vicinato, aperti anche rosticerie, panifici, pasticcerie, negozi di pasta fresca, gelaterie. Per il resto, in Toscana, valgono le regole previste per la zona gialla. E torniamo a parlare di Martina Rossi. Ieri abbiamo fatto anche il servizio dopo la condanna della Corte d'Appello di Firenze per la morte di Martina Rossi. Hanno scelto il silenzio Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, due aretini condannati alla Corte d'Appello a 3 anni per la vicenda proprio relativa alla morte di Martina Rossi, precipitata dal balcone della loro camera d'albergo a Palma di Maiorca. E a questo proposito, sempre su questa vicenda, il legale dei familiari, Luca Fanfani, ha detto che quello che mi hanno dato i genitori di Martina Rossi è un insegnamento di vita, dice che è sempre stato anche difficile tenere proprio le distanze, che è giusto abbia il legale, ma ha anche detto che è vergognoso l'operato delle autorità spagnole, addirittura la polizia non ha neppure sequestrato la camera da dove Martina precipitò. E a Barga, nella provincia di Lucca, un'esplosione in seguito a una fuga di gas ha provocato un incendio. Siamo in Garfagnana, a Ponte di Catagnana, proprio nei pressi di Barga. All'interno c'era il proprietario, che è stato ricoverato, non è in pericolo di vita, però ha riportato proprio in seguito all'incidente, ha riportato ustioni alle braccia e alla schiena. Torniamo a parlare dell'inchiesta della DDA, dell'Andrangheta nel settore delle concerie in Toscana. La regione si dichiara parte offesa, ci racconta tutto. Rachele Campi, vediamo. La Regione Toscana si dichiara parte offesa nell'inchiesta della DDA di Firenze sullo smaltimento illecito dei rifiuti conciari di Santa Croce sull'Arno. Indagini che hanno fatto emergere la presenza del nocivo inerte Cheo sulla strada 429 nel Fiorentino. Una situazione stressante per gli abitanti, che hanno chiesto aiuto alla Regione, che si è messa a disposizione per valutare con ARPAT la qualità dell'acqua dei pozzi delle abitazioni che si trovano lungo il tratto di strada. È la Regione Toscana che si è costituita parte offesa, ha messo a disposizione l'ARPAT, i laboratori di analisi, le capacità che a rispondere possa essere un impegno attivo dell'amministrazione pubblica per far fronte a quello che è il bisogno di conoscenza e poi gli interventi necessari che viene dalla gente. Intanto su questo fronte ci sono delle buone notizie. Non risultano contaminazioni da Cheo, in quanto non sono state rilevate tracce di cromo e antimonio nei primi 14 pozzi sottoposti a controllo nei pressi del 5° lotto della strada regionale 429. Siamo nell'Empolese, alle porte di Firenze. Così Regione Toscana e ARPAT. Speriamo che anche le altre analisi dei pozzi che restano da fare abbiano questo esito positivo, perché lo stato delle falde d'acqua era una delle principali preoccupazioni proprio legate all'indagine della DDA. Così il presidente dell'Unione dei Comuni dell'Empolese e sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, ha detto queste cose. Intanto al momento all'ARPAT sono arrivate 51 richieste di campionamento, quasi esclusivamente nella zona dell'Empolese.
e 4 da altre aree interessate. Sarebbero nelle zone di Peccioli, che siamo nella provincia di Pisa, e Bucine ad Arezzo, sempre per la preoccupazione che ci possa essere materiali contenenti il CEU. Così la stessa agenzia proprio ha dato queste notizie quando sono intanto arrivati i risultati di questi 14 pozzi che non sono risultati inquinati. Vediamo, poi andranno avanti le indagini. Torniamo a parlare di Covid, siamo andati ad Empoli, un nuovo hub già attivo da lunedì. Pensate, si può arrivare a fare fino a 1000 vaccinazioni ogni giorno. Vediamo. È un centro vaccinale d'eccellenza che garantirà 1000 vaccinazioni Covid al giorno. Parliamo del nuovo hub operativo ad Empoli, da lunedì 26 aprile messo a disposizione dalla Fondazione SESA, una struttura attiva che si inserisce in una fase importante come quella della vaccinazione di massa. Il generale Figliuolo, il commissario che nei prossimi giorni sarà in Toscana, mi ha chiesto, visto la capacità operativa che la Toscana sta dimostrando in questi giorni, si era fatto espresso delle perplessità sugli over 80, se voi oggi andate a vedere i dati del Ministero, noi siamo la seconda realtà italiana con quasi il 95%, abbiamo finito la prima dose degli over 80, siamo su livelli medi piuttosto alti rispetto alla media nazionale nelle altre tipologie di vaccinazione, e allora il generale Figliuolo oggi vuol fare una sorta di prova generale delle famose 500.000 vaccinazioni in Italia. Per la Toscana tutto questo significa dover corrispondere a un ritmo di 30.000 vaccinazioni, quindi oggi è un giorno che rappresenta la prova generale che il sistema vaccinale in Italia può consentire questo ritmo. Quindi come simbolo di questa giornata che è stata voluta dal commissario nazionale come giornata che fa un po' la prova generale di questo obiettivo che poi deve diventare la regola, noi siamo qui stamani perché nel sistema vaccinale della Toscana la realtà di Empoli con queste 1000 vaccinazioni, questa è una realtà che simbolicamente rappresenta la Toscana che vuol fare questo salto di qualità nelle vaccinazioni. E ora andiamo in provincia di Grosseto, dove le associazioni lamentano scarsa attenzione per quanto riguarda il volontariato e le persone fragili. Carlo Sestini, vediamo. Le associazioni di volontariato della provincia di Grosseto che aderiscono al mosaico, il coordinamento che le unisce, di essere state dimenticate sia per quanto riguarda i soggetti fragili sia per quello che concerne gli operatori. Segnaliamo ancora una volta alle istituzioni il grave disservizio per la non vaccinazione del personale e dei volontari delle associazioni del mosaico del volontariato. In questo caso parlo a tutela e difesa di un'importante categoria e quindi, accogliendo la loro richiesta, recentemente avevo inviato al presidente Giani, all'assessore alla sanità Bezzini, al direttore generale D'Urso, alla Coeso, una lettera di richiesta di ovviamente presa in considerazione di queste categorie super fragili. A seguito di questa mia richiesta è stato istituito un numero verde in 2 giorni di tempo, e di questo sono grato all'azienda sanitaria locale, che però purtroppo non ha mai funzionato a dovere. Noi come mosaico, ma anche come farfalla, abbiamo lanciato questo grido d'allarme anche perché abbiamo degli operatori non vaccinati e per questo abbiamo fatto una richiesta alla ASL per poterci vaccinare, richiesta che ancora però non abbiamo ricevuto risposta. Soltanto la dottoressa Pecci si è interessata. Faccio presente che i nostri operatori vanno nelle case, quindi fanno assistenza domiciliare a persone fragilissime. La cosa che ha dato un po' noia a tutte le componenti del mosaico, un coordinamento raggruppa 17 associazioni, e la non risposta. Una risposta quantomeno calmerebbe un pochino la situazione e darebbe meno adito a sospetti o a problematiche. E torniamo a parlare di Santo Spirito a Firenze. Anche nell'ultimo weekend ci sono stati problemi per la presenza di una folla in quella piazza. Ecco, il Comune di Firenze, d'intesa con la soprintendenza, attiverà un progetto per delimitare fisicamente gli spazi del sagrato della Basilica di Santo Spirito, che spesso vengono anche utilizzati proprio per fare la pipì, insomma un degrado totale. Saranno inibiti all'accesso, salvo il passaggio per la partecipazione alla funzione religiosa e le visite al museo. E quanto emerso nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito questa mattina in prefettura, secondo quanto si è appreso, il progetto al vaglio sarebbe quello della installazione di un cordone mobile
formato appunto da una corda con pali in ottone. Insomma, questo sarebbe il tentativo di delimitare la zona e di proteggere la basilica. Intanto, nel weekend, annunciati più controlli anti-assembramenti a Pistoia. Dopo i primi giorni di zona gialla in cui le forze dell'ordine coordinate dalla prefettura hanno svolto i controlli sul rispetto delle normative, ma soprattutto si sono dedicate all'attività informativa, di comunicazione, di sopralluogo nei luoghi della movida, la macchina dei controlli a Pistoia si sta scaldando in vista del fine settimana, quando saranno previsti sopralluoghi più mirati, in particolare nel centro storico, al fine di evitare assembramenti e la non osservanza delle norme nei locali, vale a dire consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, massimo 4 persone o più di 4 se conviventi, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la registrazione dei clienti. La voglia di uscire delle persone è tanta, immagino, bisogna farne un'attenzione in piena sicurezza, e ci sono stati incontri sia con il prefetto e si susseguono questa settimana, ma anche personalmente con i ristoratori e gli esercenti della sala per capire quali sono le necessità, quali sono le accortezze che dobbiamo prendere, anche con i gestori delle attività all'interno dei parchi urbani. Quindi c'è controllo, c'è coordinamento con le attività che vogliono riaprire in sicurezza e non vogliono essere diciamo nuovamente chiuse per qualche sciocco che viene meno anche le regole principali. Quindi attendiamo e ci stiamo organizzando per questo fine settimana. Intanto, per la questione dei vaccini, si sta ristrutturando la cattedrale per poter farne di più? Sì, l'ASL ha deciso di migliorare la struttura per funzionalità. Ho sentito anche dal governo che sembrano in arrivo maggiori dosi sia per il mese di maggio, ma in generale con i nuovi contratti firmati con le case farmaceutiche sembrano che dovrebbero sensibilmente aumentare. Me l'auguro, perché così potremo accelerare la campagna vaccinale. È svolta nel calcio a Prato, Toccafondi vende la società. Tutti i dettagli in questo servizio di Nadia Tarantino, vediamo. Dopo 42 anni di gestione ininterrotta arrivano i titoli di coda. La famiglia Toccafondi ha venduto l'AC Prato. L'atto di cessione è stato firmato oggi. Dal prossimo 1 luglio la squadra passerà alla Commini Group SPA e al suo presidente Stefano Commini. Cambiare dopo 43 anni sicuramente, secondo me, è un aspetto positivo. Una squadra che sta in Serie D e lì non dovrebbe essere. 48 anni, imprenditore romano fresco della firma che lo ha portato a capo dell'AC Prato, è lui il nuovo proprietario e presidente. Presidente. Un'acquisizione al 100% definitiva e irrevocabile. Per l'AC Prato si apre una nuova era nel nome dell'imprenditore che ha risanato il Modena Calcio, incarichi in Confindustria e in società di respiro nazionale a partecipazione pubblica, attualmente alla guida di Humanativa Group, holding che controlla e gestisce le attività tecnologiche della Commini Group SPA. Niente proclami su dove il Prato potrà arrivare, in quanto tempo, con quali dirigenti e con quali calciatori. Il minimo sindacale a breve è quello di riportare comunque in Lega Pro il Prato. Questo assolutamente, non siamo qui per stare in Serie D. Si parte da due obiettivi: far innamorare di nuovo i tifosi e riportare la squadra a Lungo Bisenzio. Nei piani di Commini anche progetti slegati dal calcio giocato, come l'apertura di una sede della sua azienda a Prato con possibilità di assunzioni e una serie di investimenti abbinati alla riqualificazione. E non ci vuole troppa immaginazione per pensare all'area a ridosso dello stadio, area strategica e appetibile. Si sono create tutta una serie di condizioni anche per il mio gruppo, approfitto per aprire delle sedi, massimizzare anche il mio impegno. Commini si è presentato alla città affiancato dal sindaco e dal suo amico e collaboratore Ivano Reggiani. Se parlo da sindaco sono contento, sono soddisfatto, perché è un'opportunità sportiva importante per la città. Da tifoso, come sapete che sono, non metto limiti alla provvidenza, spero si possa appunto togliersi le massime soddisfazioni possibili e immaginabili. Avete visto che le è successo a realtà simili a noi, vicine a noi, e io sogno di fare la stessa cosa. Inaugurata oggi la nuova viabilità di collegamento tra Quarrata e Prato Ovest, vediamo.
Inaugurata oggi a Quarrata la nuova viabilità tra via Firenze e via Piero della Francesca, due nuove rotonde e due nuove strade realizzate con il contributo della Regione Toscana. A tagliare il nastro, insieme al sindaco di Quarrata, Marco Mazzanti, il presidente della Regione, Eugenio Giani. È una fluidificazione del traffico, me ne aveva parlato quando approvammo nella legge finanziaria questo intervento Marco Nicolai, consigliere del territorio, che era qui presente insieme a Luciana Bartolini, ma devo dire che vista sul posto si tratta di un'opera molto importante perché dà un senso di razionalità urbanistica a questa parte di espansione di Quarrata legata al mondo produttivo. È molto bello, è stata anche la scelta del sindaco di collegare la Iola e le due strade che con la circolare vengono a definirsi a imprenditori che si sono fatti da sé. È una nuova viabilità che abbiamo aperto per collegare, diciamo, la via principale per raggiungere l'autostrada al casello di Prato Ovest, per collegarla con un'area produttiva della nostra comunità. Quindi una viabilità importante sia per il movimento merci che per il movimento delle persone. Diciamo che sono orgoglioso di questo taglio del nastro perché veramente è proiettato verso uno sviluppo importante della città di Quarrata e sono molto contento di questo risultato. È un investimento di 100 milioni dalla Regione per mettere in sicurezza i corsi d'acqua. Vediamo. Un investimento da 100 milioni di euro sarà stanziato dai consorzi di bonifica e dalla Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d'acqua. Un investimento importante per evitare tragedie come quella che colpì Livorno nel 2017 con l'esondazione del Rio Ardenza. Per evitare i disastri ambientali, i consorzi svolgono un ruolo fondamentale e contrastare il rischio idrogeologico di 36.000 km di corsi d'acqua diventa una priorità. Le manutenzioni sono sia gli sfalci, sia i tagli selettivi delle alberature, e che non dobbiamo cadere nel tranello che sì, le manutenzioni si svolgono solamente in questo periodo, anche se è un periodo importante per noi, perché le manutenzioni dei consorzi durano tutto l'anno, il ripristino degli argini, gli alberi che vanno rimossi, i rifiuti che si pescano dai fiumi. L'idea è quella di realizzare tramite la manutenzione anche aree verdi per i cittadini. La bellezza e l'importanza di questi interventi è che servono ovviamente sul piano della riduzione del rischio idraulico, ma anche per rendere i fiumi qualcosa che non separa ma che unisce luoghi che stanno spesso al centro delle nostre città, dove si può passeggiare, si può fare sport e quindi luoghi da vivere che vengono restituiti ai cittadini. E ora andiamo a Forlì per una bella mostra sul sommo poeta. Vediamo. È organizzata dalle Gallerie degli Uffizi, ma si tiene a Forlì, dove il poeta trovò rifugio, la principale mostra dedicata a Dante nell'anno dei 700 anni dalla morte e finalmente può partire. Sarà allestita fino all'11 luglio nei Musei San Domenico. Con le forze unite siamo riusciti a allestire una mostra veramente innovativa, perché è la prima volta che si vede attraverso i secoli l'importanza e la fortuna visiva non solo della Divina Commedia, ma veramente di tutta la produzione letteraria del Sommo Poeta, della figura del Sommo Poeta, e poi mettendo ingrandimenti anche sui personaggi danteschi più noti, più famosi, più importanti, più cruciali attraverso i secoli. Si capisce anche come l'interpretazio Dantis è cambiato col tempo. Una cinquantina le opere in prestito dagli Uffizi, compresi alcuni disegni che nemmeno a Firenze vengono esposti. Una selezione di 300 opere dal 200 al 900, tra dipinti, sculture, disegni, illustrazioni e manoscritti. Ci sono Cimabue, Giotto, Beato Angelico, Michelangelo, Tintoretto, Canova, Andrea del Castagno, autore di una delle primissime raffigurazioni del ritratto del Sommo Poeta, fino ad arrivare ai pre-Raffaelliti, ai Macchiaioli e al Novecento. Insomma, un viaggio a 360 gradi per conoscere il padre della lingua italiana e non solo, con un messaggio quanto mai attuale. Ci auguriamo tutti di rivedere le stelle. Qui in questa mostra vediamo già le stelle artistiche.
E il sindaco di Firenze ha firmato un'ordinanza con un nuovo divieto di stazionamento in alcune piazze della Movida, da domani impiegate anche steward e operatori della protezione civile. Le zone interessate sono soprattutto Largo Annigoni, Sant'Ambrogio, Borgo La Croce, Santo Spirito, Piazza della Repubblica, Via Pelliceria e Piazza Strozzi, quindi sarà rafforzata la presenza con divieto di stazionamento. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.